Faccini, rinviato l'insediamento della commissione speciale, non raggiunta la maggioranza dei voti dei componenti. Difensore civico, il Consiglio regionale approva l'attività 2021, risoluzione a maggioranza. Commissione speciale vaccini, rinviato l'insediamento. Sarà l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, in linea con quanto stabilito dal regolamento interno, a proporre nelle prossime ore un ufficio di presidenza provvisorio per la commissione speciale sulla campagna di vaccinazione anti-Covid. Durante la seduta di insediamento, infatti, non è stata raggiunta la maggioranza richiesta per la nomina dell'ufficio di presidenza della commissione speciale. Due le liste presentate durante la riunione di insediamento, la prima a firma della maggioranza, con le candidature di Enrico Sostegni del PD presidente, Marco Landi della Lega vicepresidente e Andrea Vannucci del PD segretario e questore. La seconda a firma dei componenti dell'opposizione proponeva Marco Landi come presidente, Stefano Scaramelli di Italia Viva come vicepresidente e Silviano Ferri del Movimento 5 Stelle come segretaria. La proposta delle opposizioni è stata rifiutata da Scaramelli, annunciando che non avrebbe partecipato al voto e portando così al ritiro della lista. Al voto sono allora andate due liste, quella della maggioranza rimasta invariata e quella delle opposizioni, che hanno riproposto Landi e Noferi come presidente e segretaria e Vannucci come vicepresidente. In tutti i casi non è stata raggiunta la maggioranza dei voti dei componenti. Le opposizioni hanno deciso di presentare una propria lista perché la maggioranza ha proposto come presidente della commissione speciale sui vaccini Enrico Sostegni, che è attualmente anche presidente della commissione sanità, che è la terza commissione che opera in questo ambito in maniera permanente da inizio legislatura. Non solo, hanno proposto anche i membri, tutti, tipo copia e incolla tra la Commissione Sanità e la Commissione Speciale. Mentre invece noi auspicavamo un percorso diverso, abbiamo visto anche oggi il Flop Day, una giornata, l'ennesimo fallimento del Click Day, quello che doveva portare le persone a vaccinarsi, quindi uno strumento che ancora non funziona. Noi abbiamo fatto tutto il possibile come opposizioni attraverso gli atti, question time, abbiamo anticipato moltissime questioni, abbiamo sollecitato come nostro compito fare l'esecutivo. Evidentemente quello che c'è tra il Consiglio e quindi il gruppo di maggioranza in Consiglio regionale, che è il PD, e l'esecutivo, c'è questo scollamento che evidentemente non riescono a cucire. Quindi noi facciamo la nostra parte, la facciamo in maniera costruttiva, partecipando alla commissione speciale sui vaccini che la Lega ha chiesto, lo facciamo in maniera seria, come abbiamo finora svolto il nostro lavoro. Speriamo che questo sia un impulso in più perché finalmente chi sta fuori da questo palazzo abbia la serenità che le vaccinazioni possano funzionare, possano farsi in maniera serena. Noi abbiamo scelto di non partecipare perché ritenevamo che la commissione speciale, così per come è impostata, fosse semplicemente un doppione della commissione terza, che si occupa già di salute e sanità, e non servisse a nient'altro che a creare un ulteriore elemento dove far accomodare qualcuno. I fatti di oggi di fatto ce lo confermano, sono le 4:15, la commissione speciale era convocata per le 14:30 per l'elezione del presidente, ancora non c'è stato, dopo 2 ore di fatto di ritardo, perché c'è stato probabilmente uno scontro su chi farà il presidente. Da una parte c'era la candidatura portata avanti dal Partito Democratico dell'attuale presidente della terza commissione, quindi appunto il doppione. Dall'altra la candidatura avanzata dal vicepresidente Italia Viva Scaramelli, il quale abbiamo sentito chiede: starò dentro a patto che Gianni partecipi costantemente ai lavori della commissione. Evidentemente ci vuole un elemento di novità rispetto appunto alla terza commissione. Quindi fino ad ora la commissione speciale non solo non ha prodotto nulla, ma ha prodotto ulteriori elementi di frizione all'interno della maggioranza e all'interno del Consiglio stesso. Io penso che eventualmente avere un senso se c'era comunque una condivisione totale su una commissione speciale sui vaccini che dovesse in qualche modo sostenere e coadiuvare l'assessore. In realtà produce ulteriori frizioni all'interno della maggioranza e all'interno del Consiglio stesso, quindi parte nel peggiore dei modi. Noi abbiamo deciso come Fratelli d'Italia di starne fuori, per ora i fatti ci danno ragione, vediamo che cosa succede direi nei prossimi minuti e comunque nei prossimi giorni.
La commissione speciale è stata proposta dall'opposizione. Noi l'abbiamo approvata perché riteniamo che ogni strumento che ha uno scopo propositivo di monitoraggio, di suggerimento, che possa coadiuvare e supportare il Presidente e la Giunta per fare una migliore campagna di vaccinazione, ci ha trovato e ci troverà sempre d'accordo. Dopodiché siamo andati in commissione, abbiamo fatto una proposta che comprendeva il Presidente Enrico Sostegni, facendolo coincidere con quella della Commissione Sanità, perché in questo momento parlare di sanità significa soprattutto occuparsi dei vaccini, da fare bene e il prima possibile. Abbiamo fatto una proposta di vicepresidente che è il portavoce dell'opposizione, che aveva accettato questa vicepresidenza, dopodiché l'opposizione, cioè, non l'ha più votata. Quindi noi non comprendiamo come questo possa accadere, se non per una schizofrenia, cioè legata probabilmente a posizionamenti, a divisioni della minoranza, perché una parte non aveva già partecipato alla commissione speciale, cioè una parte ha dato l'ok per quanto riguarda una proposta che prevedeva la vicepresidenza al loro appannaggio e poi non la si vota. Quindi mi sembra che più che parlare, cioè, di divisione della maggioranza, si debba parlare di schizofrenia da parte della minoranza. Spetterà dunque al presidente provvisorio designato convocare entro 30 giorni la commissione per l'elezione del nuovo ufficio di presidenza definitivo. La commissione, una volta insediata, avrà la durata di 3 mesi, sarà rinnovabile una sola volta e svolgerà una serie di funzioni. La prima è quella di attività di supporto e controllo sulle decisioni della Giunta in merito alla campagna vaccinale. La seconda funzione individuata è quella di supporto e collaborazione con le commissioni permanenti. Infine, la proposta di delibera prevede che con cadenza mensile la Commissione presenti al Consiglio regionale una relazione sullo stato e sulle criticità della campagna vaccinale in Toscana e che al termine dei lavori presenti all'Aula una relazione conclusiva sulle attività svolte. Difensore civico, ok all'attività 2021. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza una risoluzione di apprezzamento per i risultati conseguiti nel corso del 2020 dal difensore civico della Toscana Sandro Vannini e soddisfazione per la sua conferma vicepresidente del coordinamento nazionale dei difensori civici. La risoluzione, illustrata in aula dal presidente della prima commissione Giacomo Bugliani, è stata approvata a maggioranza. Approvato all'unanimità anche un ordine del giorno presentato da Marco Stella di Forza Italia per vagliare attentamente le risorse destinate all'attività del difensore civico in un'ottica di maggiore sobrietà e corretta spesa del denaro pubblico. L'attività del difensore civico, ha spiegato Bugliani, è proseguita nonostante l'emergenza sanitaria, con un costante presidio, anche fisico, in ufficio. Il numero delle pratiche risulta in aumento e rapida è la tempistica per l'evasione, con ritorno al cittadino entro 48 ore. Il difensore civico ha garantito per tutta l'emergenza sanitaria anche una presenza fisica presso gli uffici e bisogna riconoscere che le istanze che i cittadini toscani hanno rivolto al difensore civico nel 2020 sono state in numero anche maggiore rispetto agli anni precedenti. Si è lavorato anche per un contingentamento dei tempi finalizzati a dare delle risposte alle istanze dei cittadini e si è molto sviluppato l'apparato conoscitivo del difensore civico in tutto il territorio regionale, sia attraverso un'adeguata campagna informativa, sia attraverso l'apertura di sportelli decentrati presso alcuni territori della nostra regione per rendere più prossimo il contatto tra il cittadino e l'Istituto della Difesa Civica regionale. L'ordine del giorno presentato da Marco Stella e approvato con voto unanime impegna l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale a vagliare attentamente nel prossimo bilancio le risorse destinate alle attività del difensore civico. No, non siamo assolutamente soddisfatti, lo abbiamo evidenziato, lo abbiamo detto in aula, lo abbiamo detto con grande forza. Il difensore civico per noi sta sbagliando indirizzo, fra l'altro ci sono delle voci che non ci tornano assolutamente. Abbiamo visto che ci sono delle spese per buffet, 2.137 euro per un buffet offerto a Siena a 100 persone. Abbiamo visto che c'è una spesa di 900 euro per un convegno ad Arezzo dove è stato offerto un altro light lunch.
Abbiamo visto che ci sono spese per 20.000 euro per una consulenza in comunicazione, abbiamo visto che c'è un'altra consulenza per 9.700 euro per un'altra consulenza in comunicazione, abbiamo visto che negli ultimi anni, cioè da quando è entrato, si è insediato questo difensore civico, nel 2018, nel 2017 le spese per l'attività erano 2.137 euro, 2.400 euro. Oggi nel 2018 siamo arrivati a spendere 40.000 euro, con uno stipendio da 63.000 euro e con 12.000 euro di rimborsi annui. Ecco, tutti questi numeri non ci tornano a noi, per questo abbiamo votato contro alla relazione e fra l'altro abbiamo votato contro anche perché i numeri danno torto a questo difensore civico. Le pratiche sono meno, sono 1.536, quindi meno di quelle che venivano fatte nel 2017, nel 2016 o nel 2015. A fronte di tutto questo abbiamo queste spese. Confermano l'appoggio all'attività del difensore il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci della Lega e il capogruppo di Italia Viva Stefano Scaramelli. Esprimo soddisfazione per l'attività che posso dire per quanto riguarda la mia provincia, ho seguito in parte anche da vicino perché è stato aperto uno sportello decentrato in Val di Chiana Retina Castiglione Fiorentino. Siamo arrivati a 10 sportelli dove i cittadini oggi possono portare le loro richieste. Ho sollecitato il difensore civico per i problemi della telefonia nella montagna cortonese, il digital divide. Ho segnalato i disservizi per quanto riguarda la mancanza di corrente elettrica in un'area della Val di Chiana, Manciano, comune di Castiglione Fiorentino. Posso dire che sta diventando sempre più importante la funzione del difensore civico anche in tema di sanità, che diventa quanto mai attuale. Ci sono sicuramente degli aspetti da affrontare, quello cercare di favorire sempre più la conoscenza di questo istituto anche tra i giovani, che pure non mancherebbero problemi anche per i giovani. Non ci sono soltanto le bollette da pagare, ma ci sono anche ad esempio il problema delle borse di studio. Occorrerebbe far sì che si conoscesse sempre di più questo istituto, e noi vogliamo questo, stiamo cercando di dare il contributo fattivamente. Il difensore civico ha fatto un grandissimo lavoro, ha svolto un lavoro straordinario, soprattutto nelle attività di conciliazione, di mediazione. Lo ha fatto sia in ambito sanitario, quando nelle aziende sanitarie si è posto come interlocuzione dei soggetti deboli, fruitori del sistema sanitario per trovare livelli di conciliazione. Lo ha fatto soprattutto al cospetto delle autorità idriche e lo potrà fare, come ho chiesto io, nei prossimi anni anche come interfaccia del settore energetico e del settore delle multi-utility, quindi serve qualcuno che, tra virgolette, aiuti il più debole a difendersi da questi macro soggetti economici che ormai non sono più radicati o presenti nella porta accanto di un territorio, ma che magari è molto difficile anche con i quali parlarci, difendere il cittadino al cospetto della varietà dei multiservizi che oggi una persona deve fruire. E quindi a mio avviso finora il lavoro è stato svolto molto bene e abbiamo chiesto di continuare a farlo e di investire anche su questi altri settori. Questa invece la posizione del Movimento 5 Stelle. Il difensore civico continua a essere un'istituzione molto importante per la Regione Toscana e gli appunti che sono stati fatti naturalmente ne abbiamo preso atto, e però rimane comunque sia uno dei baluardi per la difesa del cittadino, specialmente in questi momenti, quindi è importante riuscire a collaborare insieme.